Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, accogliamo l'invito, la supplica che ci rivolge San Paolo nella seconda lettura. Vi supplico, lasciatevi riconciliare con Dio. Vi supplico nel nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Permettiamo al Signore di riconciliarci con Lui. E in effetti questo tempo propizio, questo tempo di riconciliazione, comincia proprio oggi, con il mercoledì delle ceneri, inizio della Santa Quaresima, il cammino, il percorso che ci conduce al centro del mistero fondamentale della nostra fede, la Santa Pasqua. La Santa Pasqua, dobbiamo comprendere cos'è questo, fratelli. Pasqua vuol dire passaggio, vuol dire salto. È il passaggio da una vita vecchia, una vita nella morte, a una vita nuova. Una vita nuova, cari fratelli e sorelle, che tutti noi abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo. Il giorno del nostro battesimo siamo stati rivestiti della grazia di Dio, siamo stati vivificati dalla sua vita divina, siamo resi giusti, siamo stati giustificati. Per questo San Paolo dice: vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Dio, colui che non aveva peccato, sempre San Paolo nella seconda lettura, Dio lo fece peccato in nostro favore perché noi potessimo diventare giustizia di Dio. E noi diventiamo e siamo giustizia di Dio proprio in forza del mistero pasquale. Di quel mistero, ripeto, nel quale veniamo innestati il giorno del nostro battesimo. Un tempo, vedete, la Quaresima nasceva come periodo di preparazione per i catecumeni, per coloro che proprio il giorno di Pasqua dovevano essere rivestiti di Cristo, essere rivestiti di questa vita nuova. Oggi, in effetti, è raro vedere dei battesimi nel giorno di Pasqua. Battesimi degli adulti, sono altri tempi, abbiamo un'altra società, un'altra chiesa, però in effetti tutti noi ci avviamo a quel giorno con i piedi infangati della vita vecchia, perché sebbene abbiamo ricevuto questo dono della vita nuova, il giorno del nostro battesimo, quante volte l'abbiamo persa questa vita nuova? O meglio, ma noi nella nostra vita quotidiana viviamo effettivamente per questa vita nuova? Viviamo effettivamente per questo mistero di giustizia, di santità, di grazia che Dio ci ha donato? Oppure viviamo per ciò che ci viene detto vale la pena godersi a questo mondo? In una vita, tornando a una vita vecchia che in se stessa è insensata, è vana, è inutile, è senza senso. Insulsa, mi viene da dire. Quante volte ci siamo voltati indietro, quante volte. E la Quaresima è proprio questo: rivolgerci a Dio, ritornare a Dio. Lo abbiamo sentito anche nell'invito che il Signore fa al suo popolo dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, come se gli stessimo facendo un favore a tornare a Lui. Come se non è Lui piuttosto che ci fa il grande dono di renderci giusti, di renderci santi, di darci la vita nuova, di guardare con speranza e con senza timore, direi impavidi, ciò che più di ogni altra cosa ha spaventato tutti gli esseri umani che vengono a questo mondo, ossia la morte. Ecco la Pasqua. La Pasqua è il passaggio dalla morte alla vita. Per noi, fratelli e sorelle, proprio in virtù di questa vita nuova che il Signore ci ha donato, la morte non ha più l'ultima parola. Il giorno di Pasqua, nella sequenza Victime Paschali Laudes che si canta, si dice: la morte e la vita si sono affrontate in un mirabile duello. Cristo, Signore della vita, ora regna, vittorioso sulla morte. È questo l'annuncio di Pasqua, è questo il vero passaggio che in forza della sua risurrezione, pagata con la sua morte e la sua sofferenza, noi possiamo guardare impavidi la morte, perché non ci fa paura. Non ci fa paura perché per noi, se siamo cristiani veri e non di nome e basta, la morte è un passaggio
è un passaggio a una realtà più vera, a una realtà stabile, non instabile e passeggera come questa nella quale ci troviamo. È il passaggio alla vita vera. È tutto lì. Allora, se comprendiamo questo, se comprendiamo il punto d'arrivo, che è appunto la Pasqua, ma non solo la Pasqua di Cristo, la Pasqua di tutti noi, fratelli e sorelle, il passaggio di tutti noi dalla morte alla vita, possiamo affrontare con più vigore questo cammino che ci è offerto dalla Chiesa, cammino di preparazione, nel quale siamo invitati dalla Chiesa a guardare con occhio diverso, cioè con l'occhio di coloro che sono risorti, di coloro che sono stati sepolti con Cristo, le cose di questo mondo. È questo il senso della penitenza, della rinuncia, della rinnegazione dagli appetiti della carne, del digiuno che ci è chiesto oggi in particolar modo e nel Venerdì Santo, ma se posso suggerire, ogni giorno dovremmo fare qualche piccola mortificazione per ricordare al fratello asino, al nostro corpo, alla nostra carne, che se non fosse per l'anima che Dio salva e fa passare dall'altra parte, il corpo è destinato a morte e corruzione. Dice San Paolo che chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà morte e corruzione. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. È questo il momento. San Paolo ci invita. È questo il momento favorevole. È questo il giorno della salvezza. In Quaresima ci sono degli aiuti particolari, ci sono delle grazie speciali che il Signore ci dà per rigenerarci, per rinnovarci, affinché possiamo davvero ritornare a Lui con tutto il cuore e lasciarci riconciliare con Lui, lasciarci riempire ancora una volta della Sua giustizia, della Sua santità, della Sua carità, della fede, della speranza. Armi invincibili dinanzi ai nostri nemici, i nemici che non vogliono tutto questo perché invidiosi. Lo abbiamo sentito all'inizio nella colletta. Fa, Signore, che possiamo affrontare il combattimento, ed è proprio questo il combattimento. Oggi inizia il percorso verso la Pasqua, un percorso che è irto di ostacoli e senza l'aiuto della Chiesa, senza il sostegno dei sacramenti, senza la vera penitenza, che prima di tutto è quella sacramentale, chi di noi può farcela? Nessuno. Ma grazie a Dio noi tutti questi aiuti ce li abbiamo, aiuti a cui dobbiamo ricorrere spesso, frequentemente, per non soccombere in un combattimento che, se lo vogliamo o no, che lo vogliamo o meno, c'è. C'è. Ecco, in questo tempo siamo chiamati a ritornare in noi stessi, a renderci conto di questo e a mettere in atto tutti gli strumenti e le armi che il Signore ci dà per combattere, che sono la preghiera, la penitenza e gli atti di carità, il rinnegamento di noi stessi, la rinuncia, l'elemosina, tutte armi eccellenti per vincere i nostri nemici esterni e interni. Allora, cari fratelli e sorelle, oggi è il giorno nel quale fare qualche proposito. Cosa posso offrire al buon Dio? Cosa dà più fastidio alla mia anima? Cosa mi ripugna maggiormente? Ecco, proprio ciò che mi ripugna e che normalmente è ciò che mi tiene lontano da Dio, questo possiamo offrire. Ciascuno nel suo cuore sa cosa lo tiene lontano dal Signore. Bene, è il momento di metterlo alla porta e di dire perlomeno fino a Pasqua questa cosa che so che mi allontana da Dio. Perché? Perché mi fa ripiegare su me stesso o mi fa guardare il mondo con occhi sbagliati, non con occhi di fede, di speranza e di carità. Beh, questa cosa la terrò alla porta, almeno fino alla Pasqua, almeno. Poi voglia il buon Dio tenerla lontano fino alla Pasqua eterna, fino alla Pasqua eterna, che sarà il passaggio finale e definitivo al quale ci stiamo preparando, quel giorno in cui le nostre vite terrene, la vita vecchia terminerà, perché potremo proiettarci nella vita nuova che il Signore ci ha donato a prezzo del suo sangue. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.